Buongiorno bagai, oggi si pedala dentro al vento. Con il sole in faccia sono mezzo ciecato. Ho già mancato di salutare 3-4 persone. Sarà anche l'età. Quindi giornata ventosa, dicevamo. Fare molta attenzione, prima regola, due mani sul volante, sì. Sul manubrio sempre, esattamente come non sto facendo io adesso, per intenderci. Tra l'altro ho appuntamento con l'amico Giacomino che arriva proprio di fronte a me. Spero di riuscire a vederlo, no? Ma Giacomo lo riconosco, dai. Amico da una vita. Lui e i suoi 50 kg, oggi lo buttiamo al ciglio e gli tiriamo il collo. Perché gli scalatori devi fargliela pagare appena puoi. Bella giornata autunnale, io sono già passato all'abbigliamento invernale comunque, né? Giubbettino, calzamaglia, cavalli da corsa mantenuti al caldo. Partenza con il vento a favore, poi al ritorno ci pensiamo, prima regola. Ed ecco il Giacomino, oggi ci farà compagnia nel nostro giro, si va a fare il finale del Lombardia. Quindi siamo arrivati qui nel finale del Giro di Lombardia, io e Giacomino. Quindi io farò Fausto Masnada, a Giacomo tocca il ruolo Ditta dei Pogacar. Uguale. Uguali. Ugualissimi. Cambia solo le velocità. Benedetto sempre sia il semaforo rosso. No, è diventato verde subito. Mannaggia, quindi porfido. E abbiamo la famosa porta di San Lorenzo, detta anche porta di Garibaldi, perché di qui entrò Garibaldi in arrivo dalla Valle Brembana quando liberarono Bergamo. Spettacolo! Sul pezzo lastricato che è consigliato, ma ci siamo guadagnati il pezzo di strada migliore. E adesso cominciamo a saltare sulle pietre. Vai bene te con i tuoi 50 kg sulle pietre. No, ciclocross è per quello. È per quello che bici da ciclocross è favoritissimo. Beh, non ci va nessuno però, I tifosi non ci sono. Qui ha spianato, ma adesso saliamo nel punto più impegnativo. Siamo sulle pendenze intorno al 15%, spettacolo. Ultimo strappo e poi si spiana a colle aperto. Io ovviamente sono a ruota del Giacomino che sta facendo un passo forsennato. Scalatori maledetti. Colle aperto raggiunto, discesa picchiata da sentierone, arrivo giù, voglio provare a vincere. Sì, lascio fare. Bergamo e le mura sono sempre uno spettacolo, ogni volta sempre gradevole. È in atto lo studio prima dello sprint, facendo attenzione a non investire nessuno soprattutto. Proverò ad attaccarlo da lontano, devo attaccarlo da lontano. Vedete Fantozzi che faccio, parto! Sempre bella ma trafficatissima, cavolo, un sacco di gente a spasso. E comunque non si sa chi ha vinto, perché ci siamo fatti distrarre dal pubblico che c'era sul sentierone. Abbiamo trovato la linea d'arrivo, ma per niente. Abbiamo trovato la linea d'arrivo, ma va bene così. Però dai, indicativamente siamo arrivati noi due, come i bambini. Sì,
Dai, io faccio... Comunque io ero leggermente avanti. Dove era la riga però? Vabbè. Ovviamente quando si pedala poi la sosta al bar è indispensabile per ricaricare benzina. Oggi siamo alle prese con la tazza del tè che è tutto assieme, casino. Ce la facciamo. Non può mancare ovviamente anche la pastarella non può mancare, sennò si può più neanche andare a casa poi, un casino. Allora, il vento che mi aspettavo è cessato praticamente subito, quindi la prospettiva di mettere Giacomo al ciglio è volata via in un attimo. Però in compenso lui mi ha portato a fare tutte le salite della zona. Vedi? E così ho mal di gambe. Basta. Voglio andare a casa. È quasi finita. Voglio andare a casa. Il mio giro termina qui dopo circa 90 km e 3 ore e 40 di pedalata in serenità, in tranquillità, bellezza insomma. Una bella domenica autunnale a pedalare con gli amici è quanto di più bello ci possa essere per alzare un po' il tenore di bellezza della nostra vita. Giacomo tra l'altro non è un amico, Giacomo è l'amico di sempre. Come sempre, se avete piacere lasciate un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale che è cosa buona e giusta. Un caro saluto a tutti, buone pedalate, tranquille perché siamo in autunno e quindi bisogna solo godere del sole e delle belle giornate. Ciao a tutti dal Maggio. Oh, peccato che il vento abbia mollato. Era la mia giornata da passisti, invece no. Tra l'altro è già la terza volta che parto per fare un video con il vento e il vento puntualmente smette di soffiare. Che in verità è anche una buona cosa, pedalare senza vento.